Un'altra cosa è che i quattro singoli che escono in Inghilterra arrivano tutti e quattro in top ten. E all'inizio non sapevano molto cosa fare di loro, no? La stampa inglese, in questo caso siamo proprio agli inizi, era appena uscito Motown Junk, quindi 1991. Rebels without a clue, no? Ci sono ribelli senza... non capiamo bene che cosa vogliono esprimere. Poi nel tempo, insomma, abbiamo capito. Vi dicevo, no? Di Justin Bradfield che impara a suonare la chitarra ascoltando anche dal For Destruction dei Guns N' Roses. Vedremo anche che un membro dei Guns N' Roses collaborerà con lui in un brano. Poi parleremo anche dei duetti e delle collaborazioni. Un'altra band che è del cuore sono i Clash, no? In questo caso c'è per esempio la canzone che andiamo ad ascoltare alla fine dall'album successivo, If You Tolerate This Your Children Will Be Next, è ispirata da Spanish Bombs dall'album London Calling, anche se poi vedrete che le atmosfere sono completamente diverse. Altra band che loro amavano sono i Wire, anche se poi vedremo che l'amore non è corrisposto, nel senso che loro mandavano le cartoline perché erano dei fan, volevamo incontrarvi. Poi loro praticamente parlarono male dei Manchester Pictures durante un'intervista, quindi insomma le cose non andarono proprio a gonfie vele. I Gang of Four, un'altra band punk post-punk della fine degli anni 70, incisero l'album Entertainment, che ebbe un certo seguito. L'altro membro, appunto, Nicky Wire, perché lui prende il timone, no? Comincia a scrivere molto di più rispetto a prima, e i brani diventano in qualche modo un po' più personali, perché chiaramente The Holy Bible era l'espressione di quella che era la depressione di Richie Edwards, quindi era molto un disco suo. In questo caso invece abbiamo un altro tipo di atmosfere, quindi da una parte la perdita dell'amico, dall'altra comunque da una parte il fatto di voler andare avanti, poi ci sono delle cose personali sue, per esempio Nicky Wire aveva dei problemi di salute, aveva dei problemi al fegato. Di conseguenza c'è una canzone che poi andremo ad ascoltare, che è Australia, che dice, beh, voglio andare più lontano possibile. Dal Galles qual era? L'Australia, era un qualcosa per staccare, anche probabilmente la vita dei tour, quindi il fatto che gli mancasse la moglie, si era appena sposato, quindi c'è anche un diario di bordo, no? di quegli anni. Queste sono alcune immagini, vedete Sex Pistols scritte sulla sua chitarra. Questa è un'immagine un po' più recente, quindi lui è sempre con questi capelloni, lui è un po' cambiato, Jesse Bradfield, adesso ha 50 anni. E Sean Moore, vi dicevo, è il cugino di James Dean Bradfield, il batterista. Ci sono delle canzoni all'interno anche di questo disco, ma un po' in tutta la discografia dei Manics, che riprendono dei personaggi non musicali, ma appunto in questo caso, per esempio, William De Koning, che era un pittore, scultore dell'inizio del Novecento, che muore praticamente gli anni in cui esce Everything Must Go, quindi l'anno dopo, il 97, praticamente parla, la canzone si intitola Interiors ed parla praticamente dell'Alzheimer, perché lui aveva comunque fatto queste opere di espressionismo astratto e parla del fatto di rischiare di non ricordarsi nemmeno la propria arte, no? Quindi tutto un lavoro sulla perdita in questo testo, in cui appunto si richiama la figura di questo artista. Poi dopodiché c'è anche lui, che invece è veramente il soggetto, no? È l'oggetto della prossima canzone, del prossimo video, che è uscito anche come singolo, Kevin Carter. Kevin Carter è un reporter, un fotografo di guerra sostanzialmente, e che cosa fa? Fotografa, lui si reca spesso anche in Africa e vincerà il premio Pulitzer per una foto in particolare, che è questa. Vedete che c'è un bambino, uno starving child, un bambino che muore di fame, e un vulture, quindi un corvo e un bambino. E questa foto comunque appunto vincerà il premio Pulitzer. Ci saranno molte le accuse che faranno Kevin Carter, quindi di aver in qualche modo, di essere diventato un personaggio, di essere diventato qualcuno sfruttando queste immagini. Colpito da queste critiche, diventerà un fotografo di natura, quindi faceva delle foto tipo National Geographic. A 33 anni si toglie la vita per questo, appunto, questo conflitto che aveva, per questo malessere che aveva. E qui ad esempio il dolore della vita, the joy of the point that joy does not exist. Quindi a un certo punto la sua vita cambia e diventa poi oggetto appunto di questa canzone che è particolare.